Ciao a tutti! Allora, con questo breve video post che troverete qui su YouTube, ma anche sul mio sito, in collegamento chiaramente al canale YouTube e sulla mia pagina Facebook, in questo breve video post volevo parlarvi dei modi in cui possiamo collaborare. Allora, fare web marketing può voler dire molte cose. In generale, l'obiettivo è quello di portare, di avere nuovi clienti, di fare nuove vendite. Questo può essere fatto sul web in molti modi. Ci sono molti modi perché ci sono i social, c'è il sito web, c'è la possibilità di mettersi in contatto attraverso gli smartphone con i clienti, quindi con la messaggistica. E tutto questo vuol dire che una volta che si è deciso, che hai deciso con la tua azienda, con la tua attività, con la tua microimpresa, con la tua attività commerciale, una volta che hai deciso di investire tempo e soldi con web marketing, allora il primo passo è capire che cosa fare. Fare un check della tua situazione comunicazione, web e anche offline, imbastire una strategia di comunicazione attraverso i social, attraverso Facebook, attraverso Instagram, dando valore al sito che hai, rilanciando i contenuti del tuo sito, ripensando il modo di comunicare sui social. Dopodiché, dopo aver in qualche modo definito queste linee guida del lavoro su Facebook e attraverso con il sito, si parte con una produzione continua di contenuti. Si può pubblicare 2, 3, 4 volte alla settimana. E io posso intervenire in tutte le fasi, da quella della pianificazione della comunicazione, dal bilancio sulla comunicazione fatta, fino, diciamo, a ripensare il piano di comunicazione e ad attuarlo. Come si fa questa roba? Si può fare in molti modi, dipende dalle tue risorse interne per fare comunicazione online. In generale, io possiamo lavorare anche soltanto per 4 giornate del mio impegno, rifare il piano di comunicazione e poi con le tue risorse interne, tu stesso, qualcuno che collabora nella tua azienda, produce contenuti in relazione al piano di comunicazione che abbiamo concordato e che io ho scritto in un documento. Oppure posso seguirti tutte le settimane, in quel caso stipuliamo un accordo per un pagamento mensile e io produco i contenuti e li pubblico sulla tua pagina Facebook, sui tuoi social. Oppure si può fare una cosa ancora diversa, possiamo fare insieme il piano di comunicazione, posso seguire direttamente la tua azienda per 3 mesi, quindi fino a quando in qualche modo non è stato oltre definito il piano di comunicazione, ma anche fatto un check pratico del piano di comunicazione per 3 mesi, dopodiché prosegui da solo. Questo dipende dall'accordo che troviamo, cioè dipende praticamente dal tempo che tu hai, dal tempo che vuoi dedicare alla consulenza, dal budget che hai a disposizione, non dimenticando che oltre al budget per pagare il mio lavoro, che può essere appunto un piano di comunicazione, basta alcune giornate di consulenza, oppure addirittura 1 o 3 mesi, 2 o 3 mesi di lavoro insieme, oppure addirittura può essere un lavoro continuativo, ma in tutti i casi oltre al budget dedicato al mio contributo devi pensare a un budget mensile da investire direttamente su Facebook. Questo vuol dire che hai bisogno di 100-150 euro al mese da investire in acquisizione fan e sponsorizzazione post. Va bene, quindi questo breve post era un po' un modo per ricapitolare quello che in realtà troverete sul mio sito nella sezione servizi di consulenza. Quindi chiudo questo video post invitandovi a dare un'occhiata alla mia pagina Facebook e al mio sito che si chiama https://ripensa il tuo lavoro.massimopizzo.com. Vi saluto, ciao!